nel frattempo siamo arrivati a febbraio-marzo, quando avete già qualche richiesta preventivo da tempo, che avete bypassato. Perché? Perché non ho ancora fatto le tariffe, non ho ancora fatto i prezzi. Ecco, questa è la cosa più sbagliata di tutte. Che vuol dire non ho ancora fatto i prezzi? Vuol dire che non li avete ancora pubblicati sul sito. Probabilmente sul Booking Engine non siete prenotabili. Sulle OTA, non sappiamo, su Booking.com. Via mail, spero non mandiate quel messaggio automatico che dice i nostri uffici riapriranno il 24 marzo, perché veramente è una cosa da preistoria. Spero proprio di non vederla più. Bentornati a Sedute Comode. La scorsa puntata ho accennato qualcosa sulla strategia tariffaria del 2024. Perché? Perché adesso già vi vedo, no? Vi immagino. Allora, siete stanchissimi, sfiniti, che veramente no, o siete felicissimi di aver appena chiuso, o comunque vorreste sicuramente che quel giorno arrivasse presto. E quindi siete stanchi, state per chiudere, state pensando giustamente ad andare in vacanza, come è ovvio che sia. Poi, quando tornate dalla vacanza, c'è il momento della formazione, no? Tanti eventi di formazione, tra cui il nostro Hospitalent 14 novembre a Riccione. E c'è questo, ce ne sono altri, e quindi penserete sicuramente ad andare ad ascoltare, insomma, chi parla di turismo. Poi, in men che non si dica, arriva il Natale. E quindi, è già Natale, ma ci penso dopo Natale, dai, all'albergo, perché ci devo pensare prima. Poi dopo Natale, oppure durante il Natale, cominciate a pensare, ma devo fare dei lavoretti, devo fare delle variazioni, devo mettere a posto un bagno, devo. E quindi appena finiscono le feste di Natale, vi mettete lì a decidere, no? Cambio le tende, sistemo quei due bagni e via dicendo. E nel frattempo siamo arrivati a febbraio-marzo, quando avete già qualche richiesta preventivo da tempo, che avete bypassato. Perché? Perché non ho ancora fatto le tariffe, non ho ancora fatto i prezzi. Ecco, questa è la cosa più sbagliata di tutte. Che vuol dire non ho ancora fatto i prezzi? Vuol dire che non li avete ancora pubblicati sul sito. Probabilmente sul Booking Engine non siete prenotabili. Sulle OTA, non sappiamo, su Booking.com. Via mail, spero non mandiate quel messaggio automatico che dice i nostri uffici riapriranno il 24 marzo, perché veramente è una cosa da preistoria, spero proprio di non vederla più. E come non vorrei più sentire quelle segreterie telefoniche che dicono grazie per aver chiamato, ricontattateci dopo il 24 marzo, perché in quel momento riapriremo gli uffici, l'ufficio prenotazioni. Quelle sono tutte, se non le gestite, sono tutte richieste perse, perché non vi aspetteranno, a meno che non sia quell'ospite che viene da 30 anni, quindi magari anche il vostro cellulare vi chiama lì, vi mettete d'accordo. Alcuni alberghi che ricevono delle richieste preventivo durante l'inverno, prima di Natale o a ridosso del Natale, che fanno proprio? Non rispondono, le lasciano lì a bagnomaria, in attesa di fare i prezzi. Però quelli non è che rimangono a bagnomaria, quelli intanto hanno chiesto i preventivi ad altri alberghi simili al vostro e probabilmente hanno anche già prenotato. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la strategia tariffaria, comunque la strategia di vendita, va fatta subito. Subito bisogna concentrarsi su quella. Una volta fatta, dopo voi sapete esattamente che tariffa applicare a ogni richiesta preventivo che vi arriva. Va fatta, perché adesso avete anche ben fresco, no? Quali sono stati i momenti più difficili, per quale motivo. Quindi la strategia tariffaria non si rimanda, si fa subito. Abbiamo anche visto negli ultimi anni, e in modo particolare quest'anno, quanto i prezzi abbiano fatto l'altalena. C'è stato un su e giù incredibile quest'anno, quasi imbarazzante. Cambiano le condizioni intorno a noi. Ci sono delle situazioni che possiamo prevedere, altre che non possiamo prevedere, però queste influiscono sulle richieste preventivo e sulle prenotazioni. È anche peccato dover calare la tariffa in corsa perché si vede
vediamo che non riempiamo gli alberghi. È sempre un fallimento quando ci si ritrova a calare il prezzo. È brutto per voi perché avevate in mente di sostenere, no, un certo piano tariffario e invece non riuscite a mantenerlo, e quindi avevate fatto dei progetti, dei pronostici che invece magari non si riveleranno poi diversi. E è brutto per l'ospite, perché non sia mai che un ospite che ha prenotato prima spenda di più di un ospite che prenota all'ultimo secondo. Purtroppo quest'estate ne sono avvenuti tanti di casi di questo tipo, e è brutto anche per i vostri competitors, che quando sanno che avete, scusate il termine, sbragato le tariffe, insomma, non è che vi amino moltissimo, e perdono anche un po' la stima, no, nel competitor. Quindi cerchiamo di sostenerle queste tariffe, perché il piano tariffario fatto bene, diciamo la strategia tariffaria fatta bene, comporta sempre un leggero aumento della tariffa man mano che ci si avvicina alla data del check-in. Quando questo non avviene per mille motivi, vuol dire che qualcosa si è sbagliato. Quindi a maggior ragione non andiamo di pancia, non andiamo a caso e non facciamo le cose solo perché le fa il nostro vicino, ma mettiamoci a tavolino subito, prima di ogni altra cosa, a mettere giù tutta la strategia di vendita per l'anno 2024. Quindi vi abbiamo dato subito da lavorare ancora prima di andare in vacanza. In vacanza comunque potete andare dopo. Buon lavoro quindi, e ci vediamo alla prossima puntata di Sedute Comode.